Alla votazione degli ordini del giorno. Prego, Assessore. Allora, intanto saluto tutti e vi ringrazio per avermi accolta. È il mio primo intervento, quindi scusatemi se magari non sarò proprio conseguenziale. Sono molto felice di rispondere a tutti voi su questo argomento, sul quale peraltro sono stata chiamata abbastanza improvvisamente, quindi mi sono documentata anche un po' di corsa. Allora, innanzitutto vorrei precisare dal punto di vista, le questioni sono due, una riguarda la riguarda il servizio in sé, come viene reso, come è stato reso nel corso degli anni, e l'altro invece l'imminente trasformazione della società che potrebbe mettere a rischio dei posti di lavoro e quindi di conseguenza anche le condizioni di resa del servizio. Allora, intanto vorrei precisare che qui siamo di fronte a una concessione e quindi noi, dal punto di vista del rapporto di lavoro, come SIMU parlo, ovviamente, non come parte politica, che è un'altra cosa, quindi come tecnica, dal punto di vista del rapporto di lavoro noi non abbiamo una grossa influenza diretta, perché noi non possiamo, come nei normali appalti, trattandosi invece di una concessione, surrogarci al datore di lavoro, perché a noi Italgas ci paga, non siamo noi che paghiamo l'Italgas. Ma indipendentemente da questo è chiaro che invece nell'ambito del mantenimento delle condizioni di sicurezza del servizio in generale è chiaro che noi come Dipartimento faremo tutto ciò che è necessario per garantire questo servizio, anche se fosse opportuno, attraverso il mantenimento di quelle che sono tutte le condizioni di lavoro attuali. In ogni caso, ricordo che c'è il decreto ministeriale del 21 aprile 2011 che riguarda la salvaguardia sociale per la tutela del rapporto di lavoro, però per quanto riguarda il passaggio dei lavoratori da un gestore a quello subentrante. Nel frattempo si è inserito il Jobs Act, che praticamente è il decreto legislativo 23 del 2015, che ha, per quanto riguarda anche le nuove assunzioni, cambiato le modalità del rapporto di lavoro. Tutto ciò ha reso sicuramente molto delicata la questione che riguarda i lavoratori che praticano nell'ambito società come quelle di distributrici di gas, che sono soggette comunque ad una normativa speciale, proprio perché trattano una materia anche molto pericolosa. Quindi la stessa giurisprudenza in questo periodo, vedo, ho fatto una breve ricerca mentre parlavate, che ancora non si è espressa e ancora non ha chiarito quali sono i veri limiti degli interventi da entrambe le parti per poter regolamentare il rapporto di lavoro. Io come assessora alle infrastrutture e come tenutrice del contratto di servizio di Italgas posso assicurare che, premesso che non possiamo intervenire sulla scelta di una società che peraltro è anche quotata in borsa di effettuare le proprie ristrutturazioni, ovviamente, ma dobbiamo sicuramente garantire che nell'ambito di tutte quelle le ristrutturazioni che voglia fare mantenga tutti i livelli che sono stabiliti ovviamente nel contratto di servizio, a livello di sicurezza, a livello di resa del servizio, e ovviamente vedremo come incastrare anche il mantenimento dell'attuale occupazione, livello di occupazione nella società. Se può essere considerato un'estensione di questa norma di tutela sociale. E questo è per quanto riguarda la parte dei lavoratori. Per quanto riguarda invece la struttura della rete e le condizioni del contratto, il consigliere Corsetti ha fatto giustamente notare, e lo ringrazio perché sto imparando, che in effetti dall'opposizione ci vengono raccontate le cose che sono accadute in passato e ci vengono fatte notare tutte le deficienze che si sono realizzate in passato, o meglio non realizzate, perché è evidente che se la rete oggi è in queste condizioni lo è perché nel corso degli anni non è stato
fatto niente, quindi scusatemi, adesso io sicuramente vengo nuova, fresca in questo dipartimento, sto mettendo mano a moltissime cose, mi prendo anche le colpe che non ho sicuramente, per quanto piccole, riferito in generale, ma per quanto riguarda il contratto adesso, siccome io sono per i cittadini, sono per la tutela dei lavoratori, sono per la tutela di tutti quanti noi, in quanto utilizziamo i servizi di questa città, io farò in modo che intanto di verificare tutte le norme di questo contratto e di verificarne l'esatta esecuzione. Il contratto dura fino al 2024, poi noi ricadiamo già da adesso, siamo già, devo dire, in ritardo per quanto riguarda le gare del gas, nelle gare d'ambito siamo a Temuno, quindi sicuramente dovremo rivedere tutto. Allora, riguardo in particolare ai turni di reperibilità, quello che dicevate, alle segnalazioni, ripeto, qui bisogna vedere, noi non è che possiamo dire a Italgas come svolgere il servizio, però sicuramente faremo in modo che vengano rispettate, come ho detto già, tutte le tutele. Un attimo, voglio vedere se c'è ancora qualche altra cosa. E niente, e se ci sono delle sanzioni da applicare, le applicheremo. Peraltro ricordo a questo proposito che è stata comunque rilasciata una fideiussione di 25 milioni, quindi voglio dire, lì dove c'è da escludere qualcosa, lo faremo sicuramente.